Ben ritrovati questa sera nel nostro appuntamento di approfondimento. All'inizio della Quaresima vogliamo dedicare lo spazio, potremmo dire, da una parte a noi stessi e dall'altra parte all'ascolto di Papa Francesco, perché il Papa ha iniziato quest'anno, per la verità già l'ultimo appuntamento del 2023, ha introdotto un tema che sta sviluppando in queste settimane, che è quello dedicato a un aspetto della nostra vita interiore, della nostra vita spirituale. Siamo abituati a sentire tante notizie che riguardano la vita di tutti i giorni, il lavoro, il cibo, la salute. Poi c'è un aspetto anche che riguarda la nostra vita psichica, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre attese. Il Papa ci aiuta a entrare nella vita spirituale e a cogliere due dimensioni della vita spirituale, i vizi e le virtù, per conoscere noi stessi e perché la nostra vita sia una vita più lieta, più gioiosa, più secondo la gloria di Dio, secondo il desiderio di Dio, che è la piena felicità dell'essere umano, di noi suoi figli. Allora ci lasciamo guidare da Papa Francesco in questo itinerario che per la verità abbiamo voluto proporvi all'inizio della Quaresima, anche se non è ancora completo. È composto da due grandi capitoli, vizi e virtù. Non è ancora completo neanche il primo capitolo, quello dei vizi, ne manca uno, però siamo all'inizio della Quaresima, sembrava bello poter proporre questo come un momento di riflessione per ciascuno di noi. Siamo aiutati in questo da Eugenio Bonanata, che saluto, benvenuto Eugenio. Un saluto a voi. Eugenio, ciao. In collegamento da Roma, giornalista di Telepace di Roma. E Eugenio, puoi dirci qual è il tuo impegno di tutti i mercoledì? L'impegno di mercoledì è quello di stare attento all'udienza generale, quindi cerchiamo di raccontare l'udienza generale, quindi sempre con alcuni ospiti nella parte iniziale per dare, diciamo così, qualche notizia o qualche spunto di riflessione a partire da temi affrontati dal Papa nei giorni precedenti o che affronterà nei giorni successivi, e poi diamo la linea a Papa Francesco e ascoltiamo le catechesi che ci propone ogni settimana e successivamente, quindi al rientro, ancora qualche breve momento di riflessione, un po' per precisare, per riflettere, per masticare un po' quelle che sono le indicazioni che ci offre di volta in volta. Allora Eugenio, queste settimane che abbiamo seguito e tu ci hai sempre accompagnato, perché ricordiamo Telepace trasmette questo appuntamento, tu sei un ospite fisso a Teleradio Pace, quindi tutte le settimane ti seguiamo con attenzione, come seguiamo anche il Papa, sia nella trasmissione della diretta del mercoledì mattina che nella riproposta del racconto del mercoledì che fai e che prepari. Allora, Eugenio, questi temi che sono stati affrontati dal Papa e che vanno alla radice della nostra vita interiore, come li hai declinati in queste settimane? Soprattutto i primi due, vediamo i primi due che sono quelli relativi al custodire il cuore e al combattimento spirituale. In queste prime due puntate, diciamo così, Papa Francesco ha introdotto poi quella che è la serie che sta, diciamo, affrontando in queste settimane. Quindi sono state delle meditazioni introduttive. Venivamo dal lungo ciclo su lo zelo apostolico e la passione per l'evangelizzazione, dove Papa Francesco di volta in volta prendeva in esame, ha preso in esame una figura di santità per poter, come dire, evidenziare degli aspetti, no? Se vogliamo, la struttura rimane simile, nel senso che vuoi da un lato i santi, dall'altro i vizi, le virtù, e queste prime due puntate introduttive, diciamo, in cui ha parlato appunto dell'importanza di essere custodi del proprio cuore e poi del combattimento spirituale. Parte sempre da esempi che ci aiutano poi concretamente anche nelle nostre vite, nelle nostre giornate, nelle nostre relazioni. Quindi, in queste due prime, riflessioni introduttive ha anche spiegato il senso, no, di riflettere sui vizi e le virtù, ha consigliato, diciamo così, a partire da queste debolezze che noi tutti abbiamo. Ha detto spesse volte che anche i santi ce l'hanno avute, quindi è una cosa normale, un aspetto normale, però ci ha di volta in volta dato delle indicazioni, ci ha preparato in queste due puntate a dire come il rapporto con Dio, con la preghiera, con la meditazione, con la riflessione ci può in qualche maniera aiutare, no, nel tenere a bada questi vizi che spesse volte lui ha definito, Papa Francesco, dei demoni, no, che se
lasciati, diciamo così, senza la vigilanza del proprio cuore, rischiano di rompere le relazioni o comunque di compromettere le relazioni. Tante volte lo ha ripetuto Papa Francesco in questo. E allora, nelle prime due puntate, proprio ha dato queste indicazioni che sono, diciamo, una caratteristica costante della nostra vita individuale, cioè spirituale, cioè a dire quello di custodire il proprio cuore, cioè a dire di prendersi un tempo anche per riflettere. Noi siamo sempre in velocità, no? Inseguiamo sempre le nostre giornate e Papa Francesco ci invita a fermarci un attimo e quindi ascoltare anche il proprio cuore e a trattarlo bene, perché tutto parte da lì. Papa Francesco conclude sempre con l'appello per la pace, sembra una cosa, no, difficile, però ripete sempre anche che se la pace non l'abbiamo nelle nostre relazioni, nella nostra quotidianità, con le persone che ci stanno vicino, è difficile pensare di raggiungere la pace a livello sistemico. Cioè il mondo si può cambiare se per mondo intendiamo quello che ci circonda immediatamente, ed è questa l'indicazione pratica che Papa Francesco dà spesso, dà sempre nelle udienze, un po' in tutte le udienze. E forse, se mi permetti, Don Fausto, questo è anche il motivo perché Papa Francesco piace anche ai non credenti, perché in fondo dà anche delle indicazioni, se vogliamo, di carattere pratico che aiutano la propria, diciamo, a vivere con se stessi, no? Ecco, prendersi del tempo, può sembrare una frase fatta, però ecco, applicata alle nostre vite, delle volte se ci fermiamo un po', forse ecco, questo ci aiuta a ristabilire, il contatto con noi stessi, prima di tutto, ancora una volta, e poi con gli altri. E allora all'inizio di questa quaresima cominciamo queste due catechesi che vi proponiamo, questi due incontri che vi proponiamo, ascoltiamo proprio il tema del custodire il cuore e poi del combattimento spirituale. Come dicevi, tutto passa e parte da un cuore d'uomo, anche tutte le cose che ci riguardano nelle nostre relazioni. Allora ascoltiamo queste due e poi ci rivedremo tra breve per cominciare la serie dei vizi. Ricordo ancora ne manca uno. Sentiamo cosa ci dice Papa Francesco su questo. Oggi vorrei introdurre un ciclo di catechesi, un nuovo ciclo, sul tema dei vizi e delle virtù. E possiamo partire proprio dall'inizio della Bibbia, là dove il libro della Genesi, attraverso il racconto dei progenitori, presenta la dinamica del male e della tentazione. Pensiamo al paradiso terrestre. Nel quadro idilliaco rappresentato dal giardino dell'Eden, compare un personaggio che diventa il simbolo della tentazione. Il serpente. Questo personaggio che seduce. Il serpente è un animale insidioso. Si muove lentamente, strisciando sul terreno. E qualche volta non ti accorgi nemmeno della sua presenza, è silenzioso, perché riesce a mimetizzarsi bene con l'ambiente. E soprattutto questo è pericoloso. Quando comincia a dialogare con Adamo ed Eva, dimostra di essere anche un dialettico raffinato. Incomincia come si fa nei pettegolezzi cattivi, con una domanda maliziosa. Ditemi, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? La frase è falsa. Dio in realtà ha offerto all'uomo e alla donna tutti i frutti del giardino, tranne quelli di un albero preciso, l'albero della conoscenza del bene e del male. Questa proibizione non vuole interdire all'uomo l'uso della ragione, come talvolta mai si interpreta. Ma è una misura di sapienza, come a dire, riconosce il limite, non sentirsi padrone di tutto, perché la superbia è l'inizio di tutti i mali. E così la storia si dice che Dio pone i progenitori nostri come signori e custodi del creato,
ma vuole preservarli dalla presunzione di onnipotenza, di farsi padroni del bene e del male, che è una tentazione, una brutta tentazione anche adesso. Questa è l'insidia più pericolosa per il cuore umano. E come sappiamo, Adamo e Eva non riuscirono a opporsi alla tentazione del serpente. L'idea di un Dio non proprio buono, che voleva tenerli sottomessi, si insinuò nella loro mente. Da qui il crollo di tutto. Con questi racconti la Bibbia ci spiega che il male non inizia nell'uomo in modo clamoroso, quando un atto è ormai manifesto, ma il male incomincia molto prima, quando si incomincia a intrattenersi con esso, a cullarlo nell'immaginazione, nei pensieri, finendo con l'essere irretiti dalle sue lusinghe. L'omicidio di Abele non è cominciato con una pietra scagliata, ma con il rancore che Caino ha sciaguratamente custodito, facendo diventare un mostro dentro di sé. Anche in questo caso a nulla valgano le raccomandazioni di Dio. Con il diavolo, cari fratelli e sorelle, non si dialoga, mai. Non si deve discutere, mai. Gesù mai ha dialogato col diavolo, lo ha cacciato via. E quando nel deserto le tentazioni, non ha risposto in dialogo, semplicemente ha risposto con le parole della Sacra Scrittura, con la parola di Dio. State attenti, il diavolo è un seduttore. Mai dialogare con lui, perché lui è più furbo di tutti noi e ci la farà pagare. Quando viene una tentazione, mai dialogare, chiudere la porta, chiudere la finestra, chiudere il cuore. E così ci difendiamo di questa seduzione. Perché il dialogo è astuto, è intelligente e ha cercato di tentare Gesù con le citazioni bibliche, si faceva il grande teologo lì. Col dialogo, col diavolo non si dialoga. Avete capito bene questo? State attenti. Col diavolo non si dialoga. E con la tentazione non dobbiamo intrattenerci, non si dialoga. Viene la tentazione, chiudiamo la porta, custodiamo il cuore. Bisogna essere custodi del proprio cuore e per questo non dialogamo col diavolo. E la raccomandazione custodire il cuore che troviamo in diversi padri, i santi, custodire il cuore, custodire il cuore. E noi dobbiamo chiedere questa grazia di imparare a custodire il cuore. È una saggezza quella. Come custodire il cuore. Che il Signore ci aiuti a questo lavoro, ma chi custodisce il proprio cuore custodisce un tesoro. Fratelli e sorelle, impariamo a custodire il cuore. Grazie. Ci siamo introdotti nel tema dei vizi e delle virtù. Esso richiama la lotta spirituale del cristiano. Infatti la vita spirituale del cristiano non è pacifica, no? Lineare è priva di... non è una cosa lineare, è priva di sfide. Ma al contrario, la vita cristiana esige un continuo combattimento. Il combattimento cristiano, per conservare la fede, per arricchire
i doni della fede in noi. Non a caso la prima unzione che ogni cristiano riceve nel sacramento del battesimo, l'unzione catecumenale, è senza alcun profumo e annuncia simbolicamente che la vita è una lotta. Infatti, nell'antichità, i lottatori prima della gara venivano completamente unti, sia per tonificare i muscoli, sia per rendere il corpo sfuggente alla presa dell'avversario. L'unzione dei catecumeni mette chiaramente che al cristiano non è risparmiata la lotta e che un cristiano deve lottare. Un celebre detto attribuito a Antonio, il primo grande padre del monachesimo, recita così: togli le tentazioni e nessuno sarà salvato. I santi non sono uomini a cui è stata risparmiata la tentazione, bensì persone ben coscienti del fatto che nella vita si affacciano ripetutamente le seduzioni del male da mascherare e da respingere. E noi abbiamo esperienza di questo. Tutti noi, che ti viene un cattivo pensiero, che ti viene un desiderio di fare questo o di sparlare dell'altro, tutti siamo tentati e noi dobbiamo lottare per non cadere in queste tentazioni. Se qualcuno di voi non ha tentazione, lo dica, perché sarebbe una cosa straordinaria. Tutti noi abbiamo delle tentazioni e tutti noi dobbiamo imparare a come portare avanti la vita in queste situazioni. E ci sono tante persone che si autoassolvono e che reputano di essere a posto. No, io sono bravo, io sono brava, io non ho dei problemi, ma nessuno di noi è a posto, sai? Se qualcuno è a posto, sta sognando, Nessuno. Ognuno di noi ha tante cose da aggiustare, ha da vigilare pure. E tante volte succede che andiamo al sacramento della riconciliazione e diciamo con sincerità, ma padre, io non ricordo, non so, non ho peccato, dei peccati. Questo è mancanza di conoscere cosa succede nel cuore. Tutti siamo peccatori, tutti. E un po' di esame di coscienza, un po' di introversione ci farà bene questo, no? E Gesù ci dà questa lezione inaugurale e lo vediamo nelle prime pagine del Vangelo, anzitutto quando ci viene raccontato il battesimo del Messia nell'acqua del fiume Giordano. L'episodio ha in sé qualcosa sconcertante perché Gesù si sottomette a un simile rito di purificazione. Ma perché fa questo Gesù? Lui è Dio, è perfetto, ma perché sottomette a un rito di purificazione? Di quale peccato deve aver pentirsi Gesù? Nessuno. Anche il Battista è scandalizzato. Al punto del testo dice così: Giovanni voleva impedirglielo dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù è un Messia molto diverso da come Giovanni lo aveva presentato e la gente lo immaginava. Egli non incarna il Dio adirato e non convoca per il giudizio, ma al contrario, Gesù si mette in coda con i peccatori. Ma come mai? Sì, Gesù ci accompagna a tutti noi peccatori. Ma lui non è peccatore, no, ma è fra noi. E questa è una cosa bella. Padre, ho tanti peccati, ma Gesù è con te. Parlali, lui ti aiuterà a uscirne. Gesù mai ci lascia da soli, mai. Pensate bene questo. Oh padre, io ho fatto delle grosse, ma Gesù li capisce e ti accompagna. Capisce il tuo peccato e lo perdona. Mai dimenticare questo. Nei momenti più brutti, nei momenti in che noi scivoliamo sui peccati,
Gesù è accanto a noi per aiutarci a sollevarci. Questa è la consolazione. E non dobbiamo perdere questa idea, questa realtà. Gesù è accanto a noi per aiutarci, per proteggerci, anche per sollevarci, alzarsi dopo il peccato. Ma Padre, è vero che Gesù perdona tutto? Tutto. Lui è venuto per perdonare, per salvare. Soltanto Gesù vuole il tuo cuore aperto. Mai Lui si dimentica di perdonare. Siamo noi, tante volte, che perdiamo la capacità di chiedere perdono. Riprendiamo questa capacità di chiedere perdono. Ognuno di noi ha tante cose da chiedere perdono. Ognuno la pensi dentro. E oggi parli con Gesù. Parli con Gesù su questo. Signore, io non so se questo è vero o no, ma io ho capacità che tu non ti allontani da me. Io ho capacità che tu mi perdoni. Signore, io sono peccatore, peccatrice, ma per favore non allontanarti. Questa sarebbe oggi una bella preghiera a Gesù. Signore, non allontanarti da me. Grazie. Custodire il cuore è combattimento spirituale. Chi custodisce il cuore incontra i tumulti, le battaglie che ha dentro. Il Papa ci ha detto però abbiate fiducia, non siete soli. Ed entrare dentro questo vuol dire entrare dentro la nostra umanità, allora, Eugenio. Ripete sempre Papa Francesco, con il dialogo non si dialoga, quindi state attenti a questo, no? I vizi in fondo sono, se vogliamo, delle tentazioni, e la tentazione comunemente è legata appunto alla figura del diavolo, e Papa Francesco lo ha ripetuto proprio nella prima catechesi, l'importanza di non cedere a questa tentazione, come ha fatto Gesù appunto, e quindi ecco che bisogna essere custodi del proprio cuore. E poi l'ha ripetuto nella riflessione successiva, quella sul combattimento spirituale, che è questa mediazione costante che il credente ha nei confronti del bene e del male. È una lotta continua, ha detto Papa Francesco, quindi ecco l'importanza del ciclo di riflessione sui vizi e le virtù, cioè dare delle indicazioni ai credenti per come poter trattare questi momenti in cui tutti, bene o male, ci troviamo alle prese. Quindi da lì Papa Francesco ha iniziato questo percorso, che prosegue ancora adesso. È indicativo che il 10 gennaio la prima meditazione è stata sul vizio della gola, e il 10 gennaio eravamo reduci, se vogliamo, dalle feste, no? E quindi bene o male durante le feste un po' tutti ci siamo, le feste natalizie, ci siamo dedicati, no, alla tavola, agli amici, però il Papa, ecco, è andato ben oltre chiaramente la gola, intesa quindi come la pancia fisica, no, il cibo, il rapporto con il cibo, sebbene ha toccato anche questo tema, ma è andato ben oltre e ha aperto questo discorso dell'avidità, diciamo così, nei confronti delle risorse del pianeta. È stato molto indicativo questo accento che ha voluto dare, quindi dire che ci siamo lasciati andare nella storia, negli ultimi decenni in particolare, a depredare le risorse del pianeta che invece avremmo dovuto imparare a custodire, come lo stesso Papa Francesco ha ripetuto nelle sue encicliche. E così il Papa è andato avanti, dopo la gola è arrivata la lussuria, l'avarizia, l'ira, la tristezza, e poi l'ultima riflessione, l'ultima meditazione di mercoledì 14 febbraio, la dedicata all'accidia. Ecco, mi sembra bello un aspetto di quello che ripete il Papa, cioè di non scandalizzarci di questo nel leggerli dentro di noi, questi vizi, cioè di lasciare che ci sia una lettura serena e fiduciosa, perché l'amore di Dio intanto non si spaventa di questi, ci aiuta semmai a capire che fanno parte del nostro combattimento, della nostra strada questi. E poi coglievo sempre due elementi che mi pare emergano. Intanto che il Papa legge dentro questi
aspetti negativi, sempre qualcosa di positivo. Cioè, dice, guarda che però, perfino nell'ira, no? Dice l'ira, attenzione perché potrebbe essere indignazione. La lussuria ci richiama a un vero amore, cioè cogliere come possano essere comunque anche letti in una luce di Vangelo elementi nei quali trovare delle fibre di bene, dove il Signore è nascosto di bene. E poi l'ironia, l'umorismo di Francesco, cioè alcuni veramente, quello sull'avarizia, non anticipo niente, ma ascoltate, ci sono due aiuti per vincere l'avarizia, uno è il pensiero della morte, l'altro, ascoltate, ve lo dice il Papa, ci sono di quelli che, dice, ci aiutano a vincere l'avarizia. Ha sempre questo filo di umorismo e di ironia il Papa, tu che lo segui lo vedi abitualmente. Beh sì, in effetti si coglie quando lascia anche il testo scritto, no? Allora lì tu devi stare attento, il cronista lì vaticanista deve mettersi, sintonizzarsi per bene sul messaggio di Papa Francesco, perché in quel momento lui vuole fare delle sottolineature particolari che vanno oltre il testo preparato. Mi sembra un approccio conciliare, Don Fausto, se mi permetti, perché in fondo alla fine la morale, diciamo, di queste storie, di queste vicende che racconta Papa Francesco è che tutti possiamo essere santi, tutti possiamo aspirare alla santità. Essere santo non significa avere i superpoteri, camminare sulle acque, queste cose qui, no, è una normalità che viene vissuta, quindi secondo quella che è l'indicazione che ci arriva dal Vangelo. E Papa Francesco lo ripete, in questo mi sembra veramente il parroco d'Italia e del mondo, perché lo si vede, no? Che entra molto in sintonia con l'uditorio, e è vero, l'udienza generale è sempre, ecco, un momento, se vogliamo, anche di calore, perché partecipano i gruppi, quindi per la prima volta vengono a Roma, si trovano vicino al Papa, però tu vedi dalle facce sempre persone che sono anche molto attente a ciò che dice, perché sono delle indicazioni che poi ciascuno, come dire, sente proprie, no? Non sono cose lontane, cose teoriche, sono indicazioni tutte molto pratiche, e le sottolineature che dà, ad esempio, mi ha colpito quando parlava della lussuria e ha detto la sessualità, il piacere sessuale è un bene di Dio. E su questo poi tutti i media, le agenzie hanno titolato su questo. Ricordo che quel giorno c'era con me in studio la collega vaticanista dell'ANSA e dice, pensavo che fosse una catechesi un po' così, invece qui mi devo dar da fare, perché insomma qui i titoli vanno alla grande, no? Perché disse questa cosa parlando poi dell'amore vero, che non è possesso, che non è cosificare l'altro, ma è, ecco, essere veramente aperto all'ascolto dell'altro, e quindi non passare attraverso, insomma, un rapporto sessuale che finisce lì. Insomma, sono state parole che hanno acceso la riflessione, se vogliamo, anche da parte dei media, diciamo, generalisti, che trovano nelle udienze del mercoledì tantissimi spunti pratici, quindi anche tantissimi titoli, segno che appunto le parole di Papa Francesco vengono anche facilmente declinate al di fuori, no, dei confini della narrazione cattolica, dei credenti, ma insomma, ecco, sono delle indicazioni che sono valide per tutti. Il Vangelo è per la vita, il Vangelo è per una vita lieta, gioiosa, felice, e anche guardare allora a queste pagine più oscure, ai combattimenti, le battaglie che abbiamo dentro di noi, le tentazioni, le fragilità, i limiti, letto nella luce della grazia di Dio, dell'amore di Dio, diventa un'altra cosa. Allora adesso vi lasciamo all'ascolto di quanto Papa Francesco ha detto su sei vizi, quelli che ha appena elencato poc'anzi Eugenio, e poi ci rivedremo alla fine per alcune conclusioni. Ve lo offriamo questo come uno spunto che può essere cosa buona all'inizio della Quaresima per scoprire dimensioni del nostro cuore, battaglie che abbiamo dentro, ma anche e soprattutto anche un modo per poter scoprire come amare di più, come mettere a frutto le risorse di bene che ci sono offerte e come cercare di togliere quella polvere, quegli ostacoli, quelle difficoltà che come creature umane ci troviamo ad avere tutti. Tutti, tutti. Ascoltiamo. Nel nostro cammino di catechesi, in questo cammino che stiamo facendo
di catechesi su vizi e virtù, oggi ci soffermiamo sul vizio della gola. La gola. Cosa ci dice il Vangelo a questo riguardo? Guardiamo Gesù. Il suo primo miracolo alle nozze di Cana rivela la sua simpatia nei confronti delle gioie umane. Egli si preoccupa che la festa finisca bene e regala agli sposi una gran quantità di vino buonissimo. In tutto il suo ministero Gesù appare come un profeta molto distinto dal Battista. Se Giovanni è ricordato per la sua ascesi, mangiava quello che trovava nel deserto, Gesù è invece il Messia che spesso vediamo a tavola. Il suo comportamento suscita scandalo a alcuni, no? Perché non solo egli è benevolo verso i peccatori, ma addirittura mangia con loro. E questo dimostrava la sua volontà di comunione e vicinanza con tutti. Ma c'è anche dell'altro. Mentre l'atteggiamento di Gesù nei confronti dei precetti ebraici ci rivela la sua piena sottomissione alla legge, egli però si dimostra comprensivo con i suoi discepoli. Quando questi vengono colti in fallo perché avendo fame colgono delle spighe, e lui li giustifica ricordando che anche il re Davide e i suoi compagni hanno preso i pani sacri. E Gesù afferma un nuovo principio. Gli invitati a nozze non possono digiunare quando lo sposo è con loro. Gesù vuole che siamo nella gioia, in sua compagnia. Lui è come lo sposo della Chiesa, no? Ma vuole anche che partecipiamo alle sue sofferenze, che sono anche le sofferenze dei piccoli e dei poveri. Gesù è universale. Un altro aspetto importante, Gesù fa cadere la distinzione tra cibi puri e cibi impuri, che era una distinzione fatta dalla legge ebraica. E Gesù su questo dice chiaramente che quello che fa la bontà o la cattiveria, diciamo così, la cosa brutta di un cibo, non è il cibo in sé, ma la relazione che noi abbiamo con esso. E noi lo vediamo, Quando una persona ha un rapporto, una relazione non ordinata con il cibo, guardiamo come mangia. Mangia di fretta, come con la voglia di saziarsi, ma mai si sazia e non ha un rapporto buono con il cibo, è schiavo del cibo. E Gesù valorizza il cibo, il mangiare, anche nella società, nei cibi sociali, dove si manifestano tanti squilibri e tante patologie. Si mangia troppo oppure troppo poco. Spesso si mangia nella solitudine, si diffondono i disturbi dell'alimentazione, anoressia, bulimia, obesità, e la medicina e la psicologia cercano di affrontare la cattiva relazione col cibo. Una cattiva relazione col cibo ti produce tutte queste malattie, tutti. Si tratta di malattie spesso dolorosissime, che per lo più sono legate ai tormenti della psiche e dell'anima. C'è un legamento, no? Fra lo squilibrio psichico e il modo di prendere il cibo. L'alimentazione è la manifestazione di qualcosa di interiore, la predisposizione all'equilibrio o la smodatezza, la capacità di ringraziare oppure l'arrogante pretesa di autonomia, l'empatia di chi sa condividere il cibo con il bisognoso oppure l'egoismo di chi accumula tutto per sé. E questa domanda è tanto importante. Dimmi come mangi e ti dirò che anima possiedi. Nel modo di mangiare
si rivela il nostro interiore, le nostre abitudini, i nostri atteggiamenti psichici. Gli antichi padri chiamavano il vizio della gola con il nome di gastrimargia. Gastrimargia, termine che si può tradurre con follia del ventre. La gola è una follia del ventre. Anche c'è questo proverbio, no? Che noi dobbiamo mangiare per vivere, non vivere per mangiare. Quella follia del ventre è un vizio che si innesta proprio in una nostra necessità vitale come l'alimentazione. Stiamo attenti a questo. Se lo leggiamo da un punto di vista sociale, la gola è forse il vizio più pericoloso che sta uccidendo il pianeta. Perché il peccato di chi cede davanti a una fetta di torta, tutto sommato, non provoca grandi mali, ma la voracità con cui ci siamo scatenati da qualche secolo a questa parte verso i beni del pianeta sta compromettendo il futuro di tutti. Ci siamo avventati su tutto per diventare padroni di ogni cosa, mentre ogni cosa era stata consegnata alla nostra custodia, non al nostro sfruttamento. Ecco dunque il grande peccato, la furia del ventre. Abbiamo abiurato il nome di uomini per assumere un altro, consumatori. E oggi si parla così nella vita sociale, i consumatori. Non ci siamo nemmeno accorti che qualcuno ha cominciato a chiamarci così. Siamo fatti per essere uomini e donne eucaristici, capaci di ringraziamento, discreti nell'uso della terra. E invece il pericolo è di trasformarsi in predatori e adesso ci stiamo rendendo conto che questa forma di gola fa tanto male al mondo. Chiediamo al Signore ci aiuti nella strada della sobrietà, che tutte le forme di gola non si impadroniscono della nostra vita. Grazie. Proseguiamo il nostro itinerario sui vizi e le virtù. E gli antichi padri ci insegnano che dopo la gola, il secondo demone, cioè il vizio, che sta sempre accovacciato alla porta del cuore, è quello della lussuria. Mentre la gola è la voracità nei confronti del cibo, questo secondo vizio, la lussuria, è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Si va di bene, nel cristianesimo non c'è una condanna dell'istinto sessuale, non c'è una condanna. Un libro della Bibbia, il Cantico dei Cantici, è uno stupendo poema di amore tra due fidanzati. Tuttavia questa dimensione così bella, la dimensione sessuale, la dimensione dell'amore, la nostra umanità non è esente da pericoli, tanto che già San Paolo deve affrontare la questione nella prima lettura ai Corinzi. Scrive così San Paolo: «Si sente dappertutto parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani». Rimprovero dell'Apostolo riguarda proprio una gestione malsana della sessualità da parte di alcuni cristiani. Ma guardiamo all'esperienza umana, all'esperienza dell'innamoramento. Sono tanti sposi novelli, voi potete parlare di questo, eh?
Perché questo mistero accada e perché sia un'esperienza così sconvolgente nella vita delle persone, nessuno di noi lo sa. Una persona si innamora di un'altra, l'innamoramento viene. È una delle realtà più sorprendenti dell'esistenza. E buona parte delle canzoni che si ascoltano alla radio riguardano questo. Amori che si illuminano, amori sempre ricercati, mai raggiunti, amori carichi di gioia o che tormentano fino alle lacrime. Se non viene inquinato dal vizio, l'innamoramento è uno dei sentimenti più puri. Una persona innamorata diventa generosa, gode nel fare regali, scrive lettere e poesie, smette di pensare a se stessa per essere completamente proiettata verso l'altro. È bello questo, eh? E se chiede a un innamorato per quale motivo tu ami, non troverà una risposta. Per tanti versi il suo è un amore incondizionato, senza nessuna ragione. Pazienza se quell'amore tanto potente è anche un po' ingenuo. L'innamorato non conosce veramente il volto dell'altro, tende a idealizzarlo. È pronto a pronunciare promesse di cui non coglie subito il peso. Questo giardino dove si moltiplicano meraviglie non è però al riparo del male. Esso viene deturpato dal demone della lussuria e questo vizio è particolarmente odioso, per due motivi almeno, no? Anzitutto perché devasta le relazioni tra le persone. Per documentare una realtà del genere è sufficiente, purtroppo, la cronaca di tutti i giorni. Quante relazioni iniziate nel migliore dei modi si sono poi mutate in relazioni tossiche, di possesso dell'altro, prive del rispetto e del senso del limite? Sono amori in cui è mancata la castità, virtù che non va confusa con l'astinenza sessuale, no. La castità è oltre che l'astinenza sessuale, bensì va connessa con la volontà di non possedere mai l'altro. Amare è rispettare l'altro, ricercare la sua felicità, coltivare empatia per i suoi sentimenti, disporsi nella conoscenza di un corpo, di una psicologia e di un'anima che non sono i nostri e che devono essere contemplati per la bellezza di cui sono portatori. Amare è quello, l'amore è bello. La lussuria invece ci fa beffe di tutto questo. La lussuria depreda, rapina, consuma in tutta fretta, non vuole ascoltare l'altro, ma solo il proprio bisogno e il proprio piacere. La lussuria giudica una noia ogni corteggiamento, non cerca quella sintesi tra ragione, pulsione e sentimento che ti aiuterebbe a condurre l'esistenza con saggezza. Il lussurioso cerca solo scorciatoie, non capisce che la strada dell'amore va percorsa con lentezza e questa pazienza, lungi di essere sinonimo di noia, permette di rendere felici i nostri rapporti amorosi. Ma c'è una seconda ragione per cui la lussuria è un vizio pericoloso. Tra tutti i piaceri dell'uomo, la sessualità ha una voce potente, coinvolge tutti i sensi, dimora sia nel corpo che nella psiche. E questo è bellissimo. Ma se non è disciplinata, e disciplinata con pazienza, se non iscritta in una relazione, in una storia dove due individui la trasformano in una danza amorosa, essa si muta in una catena che priva l'uomo di libertà. Piacere sessuale, che è un dono di Dio, è minato dalla pornografia. Soddisfacimento senza relazione che può generare forme di dipendenza. Dobbiamo difendere l'amore, amore
del cuore, della mente, del corpo. Amore puro nel donarsi uno all'altro. E questa è la bellezza del rapporto sessuale. Vincere la battaglia contro la lussuria, contro la cosificazione dell'altro, può essere un'impresa che dura tutta una vita. Però il premio di questa battaglia è il più importante in assoluto, perché si tratta di preservare quella bellezza che Dio ha scritto nella sua creazione, quando ha immaginato l'amore tra uomo e la donna, che non è per usare uno all'altro, ma per amarsi. Quella bellezza che ci fa credere che costruire una storia insieme è meglio che andare a caccia di avventure. Tanti Don Giovanni lì, Costruire una storia insieme è meglio che andare a caccia di avventure. Coltivare tenerezza è meglio che piegarsi al demone del possesso. Il vero amore non possiede, si dona. Servire è meglio che conquistare, perché se non c'è l'amore, la vita è triste solitudine. Grazie. Oggi parliamo dall'avarizia, cioè di quella forma di attaccamento al denaro che impedisce all'uomo la generosità. Non è un peccato che riguarda solo le persone che possiedono ingenti patrimoni, ma un vizio trasversale che spesso non ha nulla a che vedere con il salto del conto corrente. È una malattia del cuore, non del portafogli. Le analisi che i padri del deserto compirono su questo male misero in luce come l'avarizia potesse impadronirsi anche di monaci i quali, dopo aver rinunciato a enormi eredità, nella solitudine della loro cella si erano attaccati a oggetti di poco valore. Non li prestavano, non li condividevano, e men che meno erano disposti a regalarli. Un attaccamento a piccole cose. Quegli oggetti diventavano per loro una sorta di feticcio da cui era impossibile staccarsi. Una specie di regressione allo stato dei bambini che stringono il giocattolo ripetendo «è mio, è mio». Un attaccamento così che toglie la libertà. In questa rivendicazione si annida un rapporto malato con la realtà che può sfociare in forme di accaparramento compulsivo o di accumulo patologico. Per guarire da questa malattia, i monaci proponevano un metodo drastico, eppure efficacissimo, la meditazione della morte. Per quanto una persona accumuli beni in questo mondo, di una cosa siamo assolutamente certi, che nella bara essi non ci entreranno. Noi non possiamo portare con noi i beni. Ecco svelata l'insistenza di questo vizio. Il legame di possesso che costruiamo con le cose è solo apparente, perché non siamo noi padroni del mondo. Questa terra che amiamo in verità non è nostra e noi ci muoviamo su di essa come forestieri e pellegrini. Queste semplici considerazioni ci fanno intuire la follia dell'avarizia,
ma anche la sua ragione più recondita. Essa è un tentativo di esorcizzazione, di esorcizzare la paura della morte. Cerca sicurezze che in realtà si sbricolano nel momento stesso in cui le impugniamo. Ricordate la parabola di quell'uomo stolto, la cui campagna aveva offerto una mietitura abbondantissima. E allora si curla nei pensieri su come allargare i suoi magazzini per metterci tutto il raccolto. Quell'uomo aveva calcolato tutto, programmato il futuro, ma non aveva però considerato la variabile più sicura della vita, la morte. Stolto, dice il Vangelo, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? In altri casi sono i ladri a renderci questo servizio. Anche nei Vangeli essi hanno un buon numero di apparizioni e sebbene il loro operato sia censurabile, esso può diventare un ammonimento salutare. Così predica Gesù nel discorso della montagna. Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove i ladri scassizzano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassizzano e non rubano. Sempre nei racconti dei padri del deserto si narra la vicenda di qualche ladro che sorprende nel sonno il monaco e gli ruba i pochi beni che custodiva nella cella. Al risveglio, per nulla turbato dall'accaduto, il monaco si mette sulle tracce del ladro e una volta trovatolo, anziché reclamare la refurtiva, gli consegna le poche cose rimaste dicendo: hai dimenticato di prendere questo. Noi, fratelli e sorelle, possiamo essere signori dei beni che possediamo, ma spesso accade il contrario. Sono loro alla fine a possederci. Alcuni uomini ricchi non sono più liberi, non hanno più nemmeno il tempo di riposare, devono guardarsi alle spalle perché l'accumulo dei beni esige anche la loro custodia. Sono sempre in ansia, perché un patrimonio si costruisce con tanto sudore, ma può sparire in un attimo. Dimenticano la predicazione evangelica, la quale non sostiene che le ricchezze in sé stesse siano un peccato, ma di certo sono una responsabilità. Dio non è povero, è il Signore di tutto, però, scrive San Paolo, dal ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. È ciò che l'avaro non capisce. Poteva essere motivo di benedizioni per molti, e invece si è infilato nel vincolo cieco dell'infelicità. E la vita dell'avaro è brutta. Io ricordo un caso di un signore che io conobbe nell'altra diocesi, un uomo ricchissimo, e aveva la mamma ammalata. Lui era sposato e i fratelli si tornavano per accudire la mamma. E la mamma prendeva uno yogurt al mattino. Poi questo le dava la metà del mattino per darle l'altra metà a pomeriggio e risparmiare mezzo yogurt. Così è l'avarizia, così è l'attaccamento ai beni, no? Poi questo signore è morto e i commenti delle persone che sono andate alla veglia era questo: ma si vede che quest'uomo
non ha niente adesso, ha lasciato tutto. E poi, facendo un po' di beffa, dicevano no, non potevano chiudere la bara perché voleva portarsene tutto con lui. E questo fa ridere agli altri, l'avarizia, che alla fine dobbiamo dare il nostro corpo, la nostra anima al Signore, e dobbiamo lasciare tutto. Stiamo attenti e siamo generosi con tutti e generosi con coloro che hanno più bisogno di noi. Grazie. Oggi tocca riflettere sul vizio della ira. È un vizio particolarmente tenebroso ed è forse il più semplice da individuare da un punto di vista fisico. La persona dominata dall'ira difficilmente riesce a nascondere questo impeto. Lo riconosce alle mosse del suo corpo, dall'aggressività, dal respiro affannoso, dallo sguardo torvo e corrucciato. Nella sua manifestazione più acuta, l'ira è un vizio che non lascia tregua. Se nasce da un'ingiustizia patita o ritenuta tale, spesso non si scatena contro il colpevole, ma contro il primo malcapitato. Ci sono uomini che trattengono l'ira sul posto di lavoro, dimostrandosi calmi e compassati, ma che una volta a casa diventano insopportabili per la moglie e i figli. L'ira è un vizio dilagante, è capace di togliere il sonno e di farci macchinare in continuazione nella mente senza riuscire a trovare uno sbarramento ai ragionamenti e ai pensieri. L'ira è un vizio distruttivo dei rapporti umani. Esprime l'incapacità di accettare la diversità dell'altro, specialmente quando le sue scelte di vita divergono dalle nostre. Non si arresta ai comportamenti sbagliati di una persona, ma getta tutto nel calderone. E l'altro così come è, l'altro in quanto tale a provocare la rabbia e il risentimento. Si comincia a detestare il tono della sua voce, i banali gesti quotidiani, i suoi modi di ragionare e di sentire. Quando la relazione arriva a questo livello di degenerazione, ormai si è smarrita la lucidità. L'ira fa perdere la lucidità, perché una delle caratteristiche dell'ira a volte è quella di non riuscire a mitigarsi con il tempo. In quei casi anche la distanza e il silenzio, anziché quietare il peso degli equivoci, lo ingigantiscono. È per questo motivo che l'Apostolo Paolo, come abbiamo ascoltato, raccomanda ai suoi cristiani di affrontare subito il problema e di tentare la riconciliazione. Dice così: non tramonti il sole sopra la vostra ira. È importante che tutto si sciolga subito, prima del tramonto del sole. Se durante il giorno può nascere qualche equivoco e due persone possono non comprendersi più, percependosi improvvisamente lontane, la nota non va consegnata al diavolo. Il vizio ci terrebbe svegli al buio, a rimuginare le nostre ragioni e gli sbagli inqualificabili che non sono mai nostri, sempre dell'altro. E così, quando una persona è sotto l'ira, sempre dice il problema è dell'altro, no? Mai è capace di riconoscere i propri difetti, le proprie mancanze.
Nel Padre nostro Gesù ci fa pregare per le nostre relazioni umane che sono un terreno minato, un piano che non sta mai in equilibrio perfetto. Nella vita abbiamo a che fare con debitori che sono inadempietati nei nostri confronti, come certamente anche noi non abbiamo sempre amato tutti con la giusta misura. A qualcuno non abbiamo restituito l'amore che ci spettava. Siamo tutti peccatori, tutti, e tutti abbiamo i conti in rosso. Non dimenticare questo. Siamo debitori, abbiamo i conti in rosso. E perciò tutti abbiamo bisogno di imparare a perdonare per essere perdonati. Gli uomini non stanno insieme se non si esercitano anche nell'arte del perdono, per quanto questo sia umanamente possibile. Ciò che contrasta l'ira è la benevolenza, la larghezza del cuore, la mansitudine, la pazienza. Ma a proposito dell'ira, c'è da dire un'ultima cosa. È un vizio terribile, si diceva, sta all'origine di guerre e di violenze. Il proema dell'Iliade descrive l'ira di Achille, che sarà causa di infiniti lutti, ma non tutto ciò che nasce dall'ira è sbagliato. Gli antichi erano ben consapevoli che in noi sussiste una parte irascibile che non può e non deve essere negata. Le passioni, in quanto misura, sono inconsapevoli. Capitano, sono esperienze della vita. Non siamo responsabili dell'ira nel suo sorgere, ma sempre nel suo sviluppo. E qualche volta è bene che l'ira si sfoghi nella giusta maniera. Se una persona non si arrabbiasse mai, se una persona non si indignasse davanti a un'ingiustizia, se davanti all'oppressione di un debole non sentisse fremere qualcosa nelle sue viscere, allora vorrebbe dire che quella persona non è umana e tantomeno cristiana. Esiste una santa indignazione, che non è l'ira, ma è un movimento dell'intero, una santa indignazione. Gesù l'ha conosciuta diverse volte nella sua vita. Non ha mai risposto al male con il male, ma nel suo animo ha provato questo sentimento e nel caso dei mercanti del Tempio ha compiuto un'azione forte e profetica dettata non dall'ira, ma dello zelo per la casa del Signore. Dobbiamo distinguere bene una cosa che è lo zelo, la santa indignazione, un'altra cosa è l'ira, che è cattiva. Stai a noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, trovare la giusta misura delle passioni, a educarle bene, perché si volgano al bene e non al male. Grazie. Oggi ci soffermiamo su un vizio, un po' bruttino, la tristezza, intesa come un abbattimento dell'animo, un'afflizione costante che impedisce all'uomo di provare gioia per la propria esistenza. Anzitutto bisogna notare che a proposito della tristezza, i padri avevano elaborato un'importante distinzione. È questa. Vi è infatti una tristezza che conviene alla vita cristiana e che con la grazia di Dio si muta in gioia. Questa ovviamente non va respinta e fa parte del cammino di conversione. Ma vi è anche una seconda figura di tristezza che si insinua nell'anima e che la prostra in uno stato di abbattimento. E questo secondo genere di tristezza
che deve essere combattuto. Quella che si insinua nell'anima e la postra in uno stato di battimento, questa va combattuta. C'è dunque una tristezza amica che ci porta alla salvezza. Pensiamo al figlio prodigo della parabola, quando tocca il fondo della sua degenerazione. Prova grande amarezza e questa lo spinge a rientrare in se stesso e a decidere di tornare a casa del suo padre. È una grazia gemere sui propri peccati, ricordarsi dello stato di grazia da cui siamo decaduti, piangere perché abbiamo perduto la purezza in cui Dio ci ha sognati. Ma c'è una seconda tristezza, che invece è una malattia dell'anima. Nasce nel cuore dell'uomo quando svanisce un desiderio o una speranza. Qui possiamo fare riferimento al racconto dei discepoli di Emmaus. Quei due discepoli se ne vanno da Gerusalemme con il cuore deluso e allo sconosciuto che a un certo punto li affianca confidano: noi speravamo che fosse lui, cioè Gesù, a liberare Israele. La dinamica della tristezza è legata all'esperienza della perdita. Esperienza della perdita. Nel cuore dell'uomo nascono speranze che vengono a volte deluse. Può essere il desiderio di possedere una cosa che invece non si riesce a ottenere, ma anche qualcosa di importante come una perdita affettiva. Quando questo capita è come se il cuore dell'uomo cadesse in un precipizio e i sentimenti che prova sono scoraggiamento, debolezza di spirito, depressione, angoscia. Tutti attraversiamo prove che generano in noi tristezza, perché la vita ci fa concepire sogni che poi vanno in frantumi. In questa situazione qualcuno, dopo un tempo di turbamento, si affida alla speranza, ma altri si crollano nella malinconia, permettendo che essa incancrenisca il cuore. E si sente piacere in questo? Guardate questo. La tristezza è come il piacere del non piacere. Essere contento che questo non sia successo è come prendere una caramella amara, senza zucchero, brutta, e succhiare quella caramella. La tristezza è un piacere del non piacere. Certi lutti, protratti dove una persona continua a allargarsi il vuoto di chi non c'è più, non sono propri della vita nello spirito. Certe amarezze rancorose, per cui una persona ha sempre in mente una rivendicazione che le fa assumere le vesti della vittima, non producono in noi una vita sana e tanto meno cristiana. C'è qualcosa nel passato di tutti che deve essere guarito. La tristezza da emozione naturale può trasformarsi in uno stato di animo malvagio. È un demone subdolo quello della tristezza. I padri del deserto lo descrivevano come un verme nel cuore che erode e svuota chi lo ha ospitato. Questa immagine è bella, no? Ti fa capire. Un verme nel cuore che erode e svuota chi lo ha ospitato. Dobbiamo stare attenti a questa tristezza e pensare che Gesù ci porta la gioia della resurrezione,
Ma cosa devo fare quando sono triste? Fermarti e vedere, e questa è una tristezza buona e una tristezza non buona. E reagire secondo la natura della tristezza. Non dimenticatevi che la tristezza può essere una cosa molto brutta, che ci porta al pessimismo, ci porta a un egoismo che difficilmente guarisce. Grazie. Tra tutti i vizi capitali ce n'è uno che spesso passa sotto silenzio, non se ne parla. Forse a motivo del suo nome che a molti risulta poco comprensibile. Sto parlando dell'accidia, accidia. Per questo nel catalogo dei vizi il termine accidia viene spesso sostituito da un altro di uso molto più comune, la pigrizia. In realtà la pigrizia è più un effetto che una causa. Quando una persona se ne sta inoperosa, indolente, apatica, noi diciamo che è pigra. Ma come insegna la saggezza degli antichi padri del deserto, spesso la radice di questa pigrizia è l'accidia, che letteralmente dal greco significa mancanza di cura. Accidia significa nella radice greca mancanza di cura. E questo è uno dei vizi. Si tratta di una tentazione molto pericolosa, Non scherzare con questa. Chi ne cade vittima è come fosse schiacciato da un desiderio di morte. Prova disgusto per tutto. Il rapporto con Dio gli diventa noioso e anche gli atti più santi, quelli che in passato gli avevano scalato il cuore, gli appaiono ora del tutto inutili. Una persona comincia a rimpiangere il tempo che scorre e la gioventù che è irreparabilmente alle spalle. L'accidia è definita come il demone di mezzogiorno, il demone del mezzogiorno. Ci coglie nel mezzo delle giornate, quando la fatica è al suo apice e le ore che ci stanno davanti ci appaiono monotone, impossibile da vivere. In una celebre descrizione, il monaco Evagrio rappresenta così questa tentazione. L'occhio dell'accidioso è continuamente fisso alle finestre e nella sua mente fantastica sui visitatori. Quando esce, l'accidioso sbadiglia spesso ed è facilmente vinto dal sonno. Si stropiccia gli occhi, si frega le mani e ritirando gli occhi dal libro fissa il muro. Poi di nuovo rivolgendoli al libro legge ancora un po'. Infine, chinata la testa, vi pone sotto il libro, si addormenta di un sonno leggero finché la fame non lo risveglia e lo spinge a occuparsi dei suoi bisogni. In conclusione, l'accidioso non compie con sollecitudine l'opera di Dio. E i lettori contemporanei intravedono in queste descrizioni qualcosa che ricorda molto il male della depressione, sia da un punto di vista psicologico che filosofico. Infatti, per chi è preso dall'accidia, la vita perde significato.
Pregare risulta noioso, ogni battaglia appare priva di senso. Se anche in gioventù abbiamo nutrito passioni, adesso ci appaiono illogiche, sogni che non ci hanno reso felici. Così ci si lascia andare e la distrazione e il non pensare appaiono come uniche vie di uscita. Si vorrebbe essere storditi, avere la mente completamente vuota, è un po' un morire in anticipo. È brutto questo vizio, eh? È brutto. Davanti a questo vizio, che ci accorgiamo essere tanto pericoloso, i maestri di spiritualità prevedono diversi rimedi. Vorrei segnalare quello che mi sembra il più importante e che chiamerei la pazienza della fede. Benché sotto la sferza dell'accidia il desiderio dell'uomo sia essere altrove, di evadere dalla realtà, bisogna invece avere il coraggio di rimanere e di accogliere nel mio qui e ora, nella mia situazione così com'è, la presenza di Dio. I monaci dicono che per loro la cella è la miglior maestra di vita, perché è il luogo che concretamente, quotidianamente, ti parla della tua storia d'amore con il Signore. Il demone dell'accidia vuole distruggere proprio questa gioia semplice del qui e ora, questo stupore grato della realtà. Vuole farti credere che tutto vano, tutto ha nulla di senso, che non vale la pena di prendersi cura di niente e di nessuno. Ricordiamo, nella vita noi troviamo gente che è accidiosa, e questa gente che noi diciamo ma questo è noioso, e non ci piace stare con lui, anche ha un atteggiamento che ti contagia la noia, no? Questa è l'accidia. Quanta gente in preda dell'accidia, mossa da un'inquietudine senza volto, ha stupidamente abbandonato la vita di bene che aveva intrapreso. Quella dell'accidia è una battaglia decisiva che bisogna vincere a tutti i costi ed è una battaglia che non ha risparmiato nemmeno i santi, perché in tanti loro diari c'è qualche pagina che confida momenti tremendi, di vere e proprie notti della fede dove tutto appariva buio. Questi santi e queste sante ci insegnano ad attraversare la notte della pazienza, accettando la povertà della fede. Hanno raccomandato, sotto l'oppressione della cibia, di tenere una misura di impegno più piccola, di fissare traguardi più a portata di mano, ma nello stesso tempo di resistere e di perseverare appoggiandosi a Gesù, che mai abbandona la tentazione. La fede, tormentata dalla prova della cidia, non perde di valore. È anzi la vera fede, l'umanissima fede che nonostante tutto, nonostante l'oscurità che la cerca, che la cieca, ancora umilmente crede. Quella fede che rimane nel cuore come rimangono le braccia sotto le cenere. Sempre rimane. E se qualcuno di noi cade in questo vizio o in una tentazione di accidia, cerca di guardare dentro e custodire le braccia della fede. E così andiamo avanti. Che il Signore benedica. Abbiamo ascoltato questi primi sei vizi di cui ci ha parlato il Papa, ne manca ancora uno, presumiamo sia la superbia, il vizio del diavolo, il più brutto vizio, il più pericoloso, e vi lasciamo mercoledì prossimo, Eugenio sarai tu a raccontarcelo col racconto del mercoledì, e poi magari ci diamo appuntamento per le virtù, che aspettiamo che arrivino anche quelle, e di questo
di questo racconto che ci ha fatto il Papa dei vizi, cosa ti pare sia importante raccogliere? È bella l'idea che hai avuto di presentare, diciamo, questa rassegna nel percorso quaresimale che si è appena aperto, perché effettivamente sono degli spunti per andare oltre le apparenze, no? E il percorso quaresimale in fondo è questo, un ritorno all'essenzialità, e per capire che poi questo sguardo evangelico non è un qualcosa di straordinario, di lontano dalle nostre vite, tutto sommato è un'opzione semplice che Papa Francesco non si stanca mai di ripetere, si concretizza nell'aiuto dell'altro, del bisognoso, ed è un appello che Papa Francesco ha fatto subito, anche mercoledì scorso, durante i saluti, durante, insomma, varie parti dell'udienza generale, ha chiesto proprio questo, di non stancarsi, di stare vicino alle persone bisognose, soprattutto in questo periodo quaresimale, vincere quindi le tentazioni, i vizi, vincere i propri limiti umani, ma di guardare sempre l'altro, chi c'è a fianco. E quindi ha declinato questo appello ancora una volta guardando alla pace. Non stanchiamoci di chiedere la pace, di pregare per la pace, di stare così vicino alle persone che sono costrette a subire le violenze assurde della guerra, dunque Israele, Palestina, Ucraina prima di tutto, ma tutte le altre situazioni, tutti gli altri contesti del mondo segnati dalla nefandezza della guerra. Quindi è così che potremmo, come dire, sistemare questo percorso di riflessione che Papa Francesco ci ha offerto come un tassello, diciamo, iniziale che viviamo per accostarci a questo periodo quaresimale che si è appena aperto. Ecco, allora l'invito proprio che ci ha fatto il Papa a guardare al nostro cuore, a prendercene cura del nostro cuore, che vuol dire poi avere cura degli altri, perché l'abbiamo sentito, l'accidia è non prendersi cura, e invece prendersi cura con un cuore che sia un cuore più aperto, più buono, più accogliente, anche dei propri e altrui limiti, perché non è che li vinciamo tutti i vizi finita la quaresima, ecco, probabilmente iniziamo un cammino, iniziamo un percorso, un combattimento, come già detto, no? Dove sappiamo che qualcuno ha già vinto al posto nostro e a noi è chiesto di metterci sulla stessa scia. Sarà allora l'occasione, attraverso l'elemosina, la preghiera e il digiuno, di scoprire come ci si può allenare. Ci sono tante palestre nelle nostre città, sempre di più se ne vedono palestre che allenano il corpo, quanto più è importante avere le palestre che allenano lo spirito. Allora potremmo dire che il Papa è un buon allenatore, è un buon coach a questo proposito, e tenere il nostro cuore allenato vuol dire vivere una vita capace di fondarsi su elementi che meritano essere vissuti per sé e donati agli altri. Eugenio, grazie allora di questo cammino che abbiamo fatto insieme, grazie del tuo lavoro. Grazie a voi, un saluto al pubblico di Teleradio Pace Chiavari. Grazie, amici, alla prossima settimana.